Va ora in onda Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni. In studio Roberto Scaglione. Bentrovati da Roberto Scaglione, Obiettivo di X di oggi, domenica 20 ottobre del 2019, praticamente l'ultimo con ancora l'ora legale. Dalla prossima settimana, durante il prossimo fine settimana, nella notte fra sabato e domenica torneremo all'ora solare, come ben sapete i broadcaster che utilizzano le onde corte per i loro servizi internazionali adeguano frequenze e orari al nuovo periodo. Per quello che riguarda Adventist World Radio Europe, la trasmissione rimarrà sempre alle 11 ora italiana, che però saranno le 10 UTC e non più le 9 UTC come quando c'è l'ora legale, e la frequenza rimarrà quella dei 9610 kHz. Chi ci segue sui social avrà già colto la notizia, anche chi ci segue sulle mailing list. E a proposito di mailing list, c'è una brutta notizia che è arrivata nei giorni scorsi da parte di Yahoo, di cui vi parleremo fra qualche istante. Trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, www.obiettivodix.it è il sito internet dove c'è l'archivio, la possibilità di contattarci. Potete anche utilizzare la casella email info@obiettivodix.it e poi www.bcllnews.it per raggiungere tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, compresi tutti i canali social che mettiamo a disposizione. Introduzione molto più breve del solito perché il tempo è sempre enormemente tiranno. Già in apertura, lo rifarò fra qualche minuto, un ringraziamento agli amici della DAE Telecomunicazioni che ci portano in giro per fiere, nel senso che negli stand che sono allestiti all'interno delle fiere dove la DAE partecipa c'è uno striscione "Noi ascoltiamo Obiettivo di X" e ci sono delle postazioni di ascolto con i 9610 killers sintonizzati alle 11 della domenica mattina. Questa settimana siamo con loro nello stand alla mostra scambio dell'Ari di Milano. C'è certamente la FIDA Satellite 800, ma probabilmente anche qualcos'altro, per cui un saluto a tutti coloro che sono lì alla mostra scambio e soprattutto a chi nei pressi della DAE ci sta ascoltando sui 9610 kHz. Grazie a Roberto Pavanello, ottimo il segnale a Vercelli domenica.